Una rapida anticipazione della nostra rassegna stampa, dunque del nostro sguardo alle prime pagine dei quotidiani che potrete tra qualche ora trovare in edicola. Andiamo subito a vedere i quotidiani arrivati fino a questo momento. Di Puglia e Basilicata anche torna sull'Ilva c'è la novità della tregua decisa al momento dai giudici. Ilva, anche i giudici dichiarano la tregua. La causa civile è rinviata al 20 dicembre in funzione della trattativa sulla base delle intese. L'amministratore delegato Morselli dice che fino a quella data si continuerà a cercare un accordo e a garantire la produzione. Intanto però c'è lo scontro alla Camera sul fondo salva Stati. Gualtieri nella bufera per la blindatura del meccanismo europeo di stabilità, il fondo salva Stati. Dunque scontro alla Camera dopo le affermazioni del ministro dell'Economia, secondo cui il testo del trattato è chiuso. Lega e Fratelli d'Italia hanno chiesto a Conte di riferire subito sulla riforma del MES. La posizione oggi di Mittal, di ArcelorMittal, si è ammorbidita, insomma, e anche qui, insomma, il problema è il fatto che si sia dovuto arrivare a far decidere un giudice su come andare avanti, mentre la politica, fino a quando non è scoppiata la vera crisi, non ha fatto nulla se non dire vabbè, non importa, togliamo la clausola di salvaguardia penale, si arrangino e mandino avanti l'azienda. Evidentemente non è così. Poi è chiaro che torti e ragioni dalle due parti in una situazione come questa ci sono sicuramente, però si è dovuto arrivare davanti a un giudice per trovare una soluzione di compromesso che ancora noi non sappiamo quale piano di salvare possibile. Ma poi cosa succederà? Cosa succederà all'ex Ilva? Cosa succederà all'industria dell'acciaio in Italia? Questo nessuno può dirlo perché nessuno fa un progetto, nessuno fa un programma e nessuno ci saprà dire, non dico fra 10 anni, ma neanche fra uno, che cosa potrà succedere. Non c'è molta chiarezza, no, su questi che sono aziende comunque importanti per il paese. Esatto, ma io credo che il filo conduttore di tutte queste vicende, ma anche della questione delle concessioni autostradali e del dissesto idrogeologico, sia principalmente una, la scarsa attenzione al futuro. Sembra che qua ogni volta aspettiamo il problema per mettere la toppa rigorosamente con i soldi degli italiani, mettere una toppa che poi, come sempre, dura un po', ma il problema si ripropone tale e quale poco dopo. Qua invece bisognerebbe iniziare a pensare più sul lungo termine, a fare degli investimenti per il futuro, pensando cosa si può fare dell'Ilva. Serve che sia ancora un'acciaieria? Investiamo sull'acciaio? In che modo investiamo? Idem sull'Alitalia, serve per forza avere una compagnia di bandiera che sia interesse nazionale? Se si decide che serve, si mettono le condizioni perché ciò possa funzionare, non che si mette una toppa per poi ritornare ad avere il buco. E questo è un po' quello che succede in generale. Tra l'altro, in un'Italia in cui pian piano le grandi famiglie dell'impresa, che hanno fatto grande il mondo economico di questo paese, una dopo l'altra, pian piano ci hanno lasciato, hanno venduto all'estero, hanno avuto magari problemi giudiziari. E polemiche come queste non aiutano né investitori stranieri seri a entrare in Italia e a fare di alcune nostre aziende delle grandi aziende e a tenerle in piedi, né tantomeno a nostri imprenditori di crescere, perché tra l'altro chiaramente tra tasse, leggi restrittive non è facile fare impresa in questo paese e questo è il risultato.